E questo è un grido di silenzio dove tutto tace. Se ami gli animali, fai qualcosa, non cliccar mi piace. Ed è strano pensare che il tuo migliore amico, come un incubo, diventa il tuo peggior nemico. E c'è chi pensa che prenderlo sia di moda, abbandonarlo fa notizia quindi osa. Chi in tangenziale schiaccia l'acceleratore, c'è chi va tutto gas, io vado tutta coda. E c'è chi pensa che prenderlo sia di moda, abbandonarlo fa notizia quindi osa. Chi in tangenziale schiaccia l'acceleratore, c'è chi va tutto gas, io vado tutta coda. Guarda com'è bella! Magari provare, signora. Certo, magari, certo. Io, guarda, insomma, prendi un po' di confidenza, vedrai Paolo che sarà tutto a posto. In genere porta passeggio cani, gatti, ma questi non ancora, amore. Ciao, facciata bella. Ciao, amore. Sei stupenda. Dai, su, su, Paolo, che ce la farai. Dai, vieni, amore, vieni. Vieni, amore, vieni, su. Ti sembra un po' ingombrante? No, è un po', insomma, in macchina diciamo che non ci sta sicuramente. Affitterò un tir proprio per l'occasione, magari, Va bene, amore, sei bellissima, patata, sei tanto dolce. Beh, comunque sono creature meravigliose, certo. Complimenti, signora. E questa è la mia, la più bella. Certo, ogni scarafone è bella mamma sua, si dice, no? Va bene, signora, niente, allora, giudicato. Grazie, Paolo! Grazie a lei, signora. Ciao, scusa, piacere Paolo, Ruggero, ciao. Senti, io sono un pezzito, mi è capitato un guaio, una tegola sulla testa. Allora, la signora mi aveva contattato perché in realtà avrei dovuto occuparmi, così almeno avevo capito, di un cane o di un gatto. Okay. Arrivo qua, scopro che il cane è lei, questa montagna. Ecco, io non so assolutamente nulla, quindi volevo chiederti quante volte devono mangiare, quante volte almeno devono uscire al giorno. Mi puoi dare qualche piccola indicazione? Allora, devono mangiare 3 volte al giorno? Sì. Mangiano un pastone di cereali al mattino e alla sera, sì. E a colazione, a pranzo e a cena invece delle fette di fieno. Ok. Che gliene dai di più al mattino e alla sera, e a colazione e a pranzo gliene dai una. Okay. Posso chiederti solo, magari, solo almeno per la prima volta di farmi vedere la quantità giusta, così poi io magari eseguo quello che mi... Sì. E poi invece per accarezzarli, per fargli capire, insomma... Devi semplicemente stare tranquillo. Stare sereno, ok, come in questo caso. Sì, sì. Ok, è bellissima. E poi cosa faccio? La porto a passeggio? Quanto tempo? Direi un'oretta. Un'oretta, ok. Un'oretta al giorno. Ok. Beh, quindi magari se durante la settimana posso disturbarti qualche volta, sì, solo certo. Se ho delle difficoltà, se no va bene. Più che altro mi preoccupa solo la quantità di cibo, perché essendo così grande non riesco. Cioè col gattino gli metto la scatolina o la porzione di crocchette, certo. E diventa facile, ma con loro... È una gestione un po' piuttosto diversa. Ti faccio vedere io. Grazie, sei gentilissimo, va bene. Allora mi avvio a fare una passeggiatina con lei, poi okay. Magari ti chiamo per la pappa. Grazie ancora, buona ciao. Giornata. Ciao. Ciao, ciao. Andiamo amore, vieni patata, te. Vieni, tata, non ci conosciamo, ma piano piano, dai. Bella amore. Bella patata. Bella patata, ciao. Andiamo. Ok. E questo è un grido di silenzio dove tutto tace. Se ami gli animali, fai qualcosa, non cliccar mi piace. Ed è strano pensare che il tuo migliore amico, come un incubo, diventa il tuo peggior nemico. E c'è chi pensa che prenderlo sia di moda, abbandonarlo fa notizia quindi osa. Chi in tangenziale schiaccia l'acceleratore, c'è chi va tutto gas, io vado tutta coda. E c'è chi pensa che prenderlo sia di moda, abbandonarlo fa notizia quindi osa. Chi in tangenziale schiaccia l'acceleratore, c'è chi va tutto gas, io vado tutta coda.